questo augurio natalizio vorrei raggiungere tutte le persone che vivono nel territorio della nostra diocesi, non solo coloro che partecipano alla vita della Chiesa Cattolica, ma anche tutti gli uomini e le donne che vivono in questa nostra terra polesana. In questi giorni, parlando con le persone, colgo un velo di tristezza anche nell'approssimarsi della festa di Natale, un velo di tristezza che è legato alle vicende che viviamo, in modo particolare alla guerra che insanguina l'Ucraina e che sentiamo molto vicina a noi. E il clima è quello, come non si stanca di ripetere Papa Francesco, di una guerra mondiale, di una guerra che coinvolge tutti. E in questa situazione ci chiediamo che senso ha fare festa a Natale. Ecco, non vuol dire forse rifugiarci in un mondo illusorio, in una dimensione che è fuori dalla realtà. Ecco, invece, ecco, proprio perché stiamo vivendo un tempo di guerra, abbiamo più che mai bisogno di fare Natale, perché il bambino che porremo nei nostri presepi è il principe della pace. Ecco, il profeta Isaia ce lo presenta proprio come il principe della pace, colui che può spezzare le armi e mettere fine ai conflitti più sanguinosi e portare nel mondo la pace e la giustizia. Ecco, fare Natale vuol dire credere a questo messaggio, vuol dire accendere una luce di speranza nella notte oscura in cui si trova a vivere l'umanità. E allora ecco anche farci gli auguri nel giorno di Natale, per noi cristiani ha proprio questo significato, ha il significato di dire ti invito a incontrare Gesù, ti auguro di poter trovare la gioia e la pace nell'incontro con Lui. E il mio augurio va in modo particolare nella festa di Natale a coloro che sono più deboli e sofferenti. Penso in modo particolare agli anziani soli, a molti ancora nelle case di riposo che vivono un po' la lontananza e il distacco dai loro familiari a causa del Covid, agli ammalati, a chi si prende cura di loro, in particolare a tutto il personale sanitario, il personale degli ospedali, delle altre strutture di cura. E penso anche alle persone, alle famiglie che sono in difficoltà economiche per il rincaro dei prezzi, per la crisi energetica. Ecco, a tutti il Signore venga incontro e porti pace e consolazione. Buon Natale a tutti in Cristo Salvatore.